Cari amici Telegarda, un caro saluto a tutti, a tutti gli appassionati di dialetto. Vedete che oggi ho qua ancora la mia amica, collaboratrice Sette Stelle, Bice Filo Carmelini, Fabi, quando si firma nelle sue poesie. Ciao Bice, ben ritrovata. Vedete che stelle. una volta lei veniva a fare i biscotti, una volta sì, lei sì. veniva a filare la lana mi no, pare. Una volta ti <ride> hai fatto qualcos'altro che non mi ricordo più. Stavolta vedete che lei chi... Ma non che mi ricordo la neanche meno. Raga, che fa con le patate, bice? Ma scusa un attimo. Aspetta, sì, Spiegami come mai parli di patate ancora. Non è che ne ricolleghiamo con quella puntata famosa che te ne hai parlato di tuo papà. Sì. Eh, che avevi bene. fatto papà da impresa, cosa avevi fatto? L'aveva assomigliata le patate addirittura... Dopo le toppie. Dopo che aveva raccolto il formento momento, Che di solito le patate se le... E le sta a prova, invece le stanno a successo. successo. E deve finita però dopo Massabele e Ai frati. Perché allora, Massabele noi non le voleva. Parlando delle che... de patate e de dei frati, mi viene in mente un altro... Eh, ah ecco, parlando delle patate e de dei frati, mi esatto. un in mente quell'aneddoto che avevamo esatto. accennato. Cioè no, cosa è successo? Mi sta in che Padre Aurelio, sì. professore sì. de del Religione. De de Religione de eh. di Vriva. E mi fa, bicho, vorrei fare, te. perché, ma amici, no, sì, compagni sì. di scuola, altri, fatto scuola insieme. E mi fa, bravo, Silvio Bottes, sai quell'artista Dico, lo senti parlare, non ho parlare, ma almeno lo conosco, te lo presento, andiamo a trovarlo, te vedrai il discarato del personaggio che è E allora è macchina, se n'hai di là, arriviamo al convento. E padre, grazie, lo, no? del convento delle, delle grazie, no? Per vendere il convento delle grazie, esatto, ecco, perché sennò il pesce è sbagliato. Eh e il patriguardiano diceva cioè che fra Silvio e la via nell'orte dice in fondo alla stradella l'altro vede oh, mi Io pensavo, sarà di la corona che eh, fa la meditazione o che è lì che pega che la la Stato di San Francesco questo è il mio pensiero ah no è, è che là sto frate lì tu, così. che eh, saluta in distanza eh, l'era è che preparava le patate da semina, il tagliava le patate eh, scuso, scuso, perché scusa, doveva seminarle. Ecco, perché com'è deve essere le patate da semina? Le patate. Spieghete che tanti non lo sanigano. Le patate per seminarle si può metterle intere eh, nel terreno, una qua, una distante, eh, tanto così. Eh, 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 Quando però vuole fare economia, la gente, so. basta che, che sia... Io, vedi qua, io ah, ci... Io iocci, iocci... Io Ma ah, fai vedere, aspetta, a questi... Dove lì dovresti far fuori i germogli, no? Ah, dove vei fuori i germogli... Ma i nostri spettatori, si pensa che se ha le patate in cantina, quando è marzo le cominciano già a germogliare. A, a germogliare. E se vedi, adesso queste invece le no. E se lo... che dissi i Allora per tagliarla bisogna guardare che, che sia l'occio, perché ecco. se mi la taglio a fettine non fa questo. L'occio le qua. Che allora ecco qua. Perché te sei sicuro che con l'occio una pianta? Qua che fa, fa una pianta, qua che ne è un altro. Ecco. Ho oh, capito, E quindi fra Silvio e lì che feceva proprio questo mister de che preparava i tocchetti di patata con gli occeti sì. per seminarle. mi lo a distanza, una un alberetto dell'anno in testa e che fa acqua per Ma il è un artista, sì, sì. Guarda. Ma com'era il vestito, eh? natone Oh, Nattone, impolverata. asterofegone. Pia via dia dal sole. Pia dal sole, da... dal, sol, dal tempo, dalle no? Va in grombi all'onda e tela ascerata Aveva i sandali che porta i frati di solito, un par di zoccoli di legno, ste man in pace ca e li. e lì. Mi saluta Dio. questo qua l è l'artista? Ne un incontro con il riso Bonario, un amico ancora presente, ed era tre a tagliare le patate. Allora, fra lui, e Elio e Pallade, le solite sue cose, insomma... E poi adesso, gli dice, vieni per vedere quella roba. Ah, già, già, sì, sì adesso vi faccio vedere. Sa lavare le mangrole, sì, è tutta in impazzite. E sempre di de là, del convento a Pianterino, nel grande locale, cosa ne trovate? Una sua opera che la prepara in Creta, no? In Creta sul pavimento di cemento, era grande, ma penso 3 metri per 2,50, a me non l'ho misurata, è una cosa enorme, l era una pala d'altare per N'accesa, ricordo benissimo, di Trieste. Addirittura, Trieste. quindi la neva a Trieste. Mi vista, non l'ho vista finita, ma ho presente ancora questo capolavoro, ecco. E lei era la Santissima Trinità, oh. rappresentava Padre, Figlio, Spirito Santo, la Santissima Trinità. E dopo si è messa a spiegarne come lui e vedeva la Santissima Trinità per immortalarla in questo capolavoro. Però quando ha cominciato a parlare delle sue opere, è venuta fuori una roba stupenda. Questo eh, Ma però anche un personaggio, ricordo, umile, semplice. Come Francescano. San Come San Francesco. Francescano. Mi guardo avanti così, questo gran bialone, là. Sì, quando se ne va messa le grazie, capite a sto frate a torsù le morsi in alico, col, col bastò, non, non te che devi in centesimo, no? pensa un po' che artista che veniva fuori. Assolutamente, un Ecco, devo dire, eh, Bice, Zacche, parlando dell'artista, sicuramente il eh, nostro Fabio Galas farà scorrere delle immagini che riguardano tanti lavori dopo, E io voglio mostrare questo libro, Silvio ecco, Bottes Francescano ecco. del 2014, ecco. eh, prodotto dal comune di Arco, da Iudicaria, il Somolago, la Merito. provincia tridentina di San Vigilio dei Frati Minori. Allora, ma se passi dalla storia, <coughs> Beh, è, è un libro veramente. Vedere. perché nella prima parte si parla della vita. E del, 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 del Silvio Bottes, no? la famiglia, la terra di origine. Ecco, diciamo che lui è originario di Brusino, Brugino, quindi di della Cavedine, Val di Cavedine. Cavedine Brugino, eh. I luoghi, qui c'è appunto i luoghi di, 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 di Francesco. La mia una famiglia semplice. Scultore sì, francescano, ah, le foto, ma un libro che è veramente interessantissimo. Perché poi, attenzione, nella seconda parte c'è un bellissimo catalogo, cioè sono anche mostrate, le porti, le sono mostrate tutte le opere. Di Frasilio Bottes che sono numero. Io non mi rendevo conto Le formelle ma della no, ma chiesa a de... me anche, de... delle grazie. Sì, formelle, certo, della sì, chiesa, sì, sì. Ecco. Opera sua. e poi diciamo, adesso lo vedrete: che il monumento ai caduti qua esatto. di arco lì di Piazzale Segantini di fronte sì. al centrale, che una sì. volta però il monumento era più a ovest. Era dove adesso c'è il Parco Giochi, poi è stato spostato qui da... Beh, quel monumento ai caduti è di Fra Silvio Bottes. Un lavoro, una ma grandiosa, eh? Ma poi, interessante, ho visto in questo catalogo che tanti di Arco, di Riva, <coughs> si facevano immortalare delle sue sculture. Abbiamo dei personaggi di Arco morti, e sì. qui c'è il viso di questi personaggi, Bellissima. personaggi che conosco, che non cito per non Bellissima. dimenticare qualcuno, no? Per cui veramente, non ci sono decine, ma ci Ad sono Sempre Per esempio, per padre Aurelio, che è un amico, gli mm. ha fatto una, una Madonna, non so, per il cimitero Vasilga, per la mamma del padre Aurelio, e gli ha fatto lui sulla tomba un lavoro. E poi che l'inviso un viso di Madonna che gli ha fatto. L'ha fatto sempre Fra frasilvio. Ecco, fra volevo ritornare ah, un attimo no. su quando te mai parlà del, del frasilvio, no? Eh, ma Piazès, la tua descrizione, che ti dici a un certo punto, il gaveva, natone, gran polverada, e sbia dia dal sol. Sì, sì. Engrum bialonde, tela la i mai pei, do e le mamme in pace cae. Sì, Vuolete eh? sporche de terra, insomma. Ecco, quindi, non ma so se non avre avre avete sentito. È le... il gaveva, no, ma è piacere proprio i termini. Il gaveva, natone, gran polverada, e sbia dal sol. Engrum bialonde, tela la i mai pei, do e le mamme in pace cae. Beh, questa chi. Ve la faccio scorrere questa descrizione perché è troppo, è troppo bella, la vedete scorrere su. Naturalmente mi raccomando, guardate bene com'è scritta questa, questa descrizione perché ci sono accenti chiusi, aperti, apostrofi, quindi mi raccomando, voi sapete che presto sempre attenzione anche all'aspetto grammaticale, grafico, fonetico, eccetera. Bene. Parlando di Fra Silvio Bottes, eh, naturalmente scorreranno eh, alcune foto e mi preme eh, far notare tre foto che sono state scattate da Mario Azzella. Ecco, Mario Azzella è un personaggio che qui approfitto per ricordare. Mario Cella, vi dico subito, giornalista della Rai di Milano, che a un certo punto è andato in pensione e ha deciso di venire ad abitare ad Arco. Era passato ad Arco qualche anno prima, se ne era innamorato. Ed è venuto ad abitare ad Arco. E aveva iniziato a fare delle cose eccezionali proprio per la comunità. E fra queste ha incominciato a produrre il mensile La Busa, che il nostro Fabio Gallas ha ripreso. Io qua addirittura la raccolta, perché. Ci davo una mano sulla correzione delle bozze ai miei studenti, davo le bozze di stampa e i miei studenti correggevano E qui ho tutte appunto ho tutte le copie della Busa, e questo è Maria Zella eh, con questa sua foto con un beretto molto, molto curioso. Ha prodotto anche dei CD con tutte le sue musiche, eh, i suoi testi. Perché, fra l'altro, Maria Zella era amico del quartetto Cetra e aveva scritto anche delle canzoni per il quartetto Cetra. Poi la famosa trasmissione televisiva TV7, che trattava mm. i problemi di allora, i problemi quotidiani della gente, della società, ma anche dello Stato, ecco, TV7 era stata creata proprio prodotta da Mario Azzella. Eh. Purtroppo Mario Azzella poi per una malattia velocissima ce l'ha portato via. Quindi approfitto anche per ricordare Mario Azzella. Però eh, dopo Mario persino. Azzella abbiamo ricordato appunto, Fra Silvio eh, con la bene. bice che ha ricordato eh, appunto l'incontro sì con Fra Silvio Bottes. L'unico incontro dove ho potuto parlare proprio vada. a padre. padre. A ma, è rimasto, ma è rimasto così, presente. Aurelio. Mm. Bene, direi che a questo punto abbiamo anche oggi finito, abbiamo visto un po' di patate, <ride> abbiamo visto un po' di de oceti, delle patate, <ride> abbiamo visto l'importanza della presenza degli oceti perché così la patata si trasforma in pianta. Certo. Abbiamo ricordato Fra Silvio, abbiamo ricordato Maria Zella. E quindi, cara Bice, anche oggi siamo giunti al termine. E mio papà. E me papà. <ride> e il papà Arturo, eh, <ride> che l'ha l'idea. E, e mi sa fattura. che dopo tanti ha scominciato a sommenare sì, le patate a sì. dopo il taglio del formento Quindi, grazie Bice di nuovo. Ci rivedremo voi, in un prossimo futuro. Naturalmente, grazie a voi per averci ascoltato. Speriamo sempre di essere stati interessanti. Per avervi appunto interessati al dialetto. dialetto. Eh, Perete? Eh. Dialetto sì. Alto Gardesano manca di basegga del Bordon, è un po' mescolato, Dove scusate, è un po' contaminato. Sorry. ogni tanto eh? ti fai messe un po' di mm, arco e porte pazienza bene, grazie nuovo grazie a voi e naturalmente ricordate che non è mai troppo tardi per preparare il dialetto. Ricordate. Grazie a tutti e un saluto e arrivederci. Statemi bene, ciao a tutti, grazie.